Al via la 16ª edizione del Festival Paganignano di Carro, il 15 luglio, sabato prossimo, il primo appuntamento. Dove, quando e di che cosa si tratta? Allora, il primo appuntamento è a Carro alle ore 21 e ci sarà il concerto inaugurale affidato a una star internazionale del violino che è Roman Kim, giovanissimo violinista russo che ormai appartiene già al top dei virtuosi del violino. Particolarmente interessante il programma di questo concerto perché ci sarà il Trillo del Diavolo dei Tartini e musiche di Paganini, i vari capricci e anche la campanella, che è una delle cose più tradizionali della cosa. Per questo concerto ci sarà un pullman che partirà da sotto la stazione alle ore 18, alle 18:15 sarà in Piazza Europa e alle 18:30 sarà alla pianta, in modo tale da poter arrivare in tempo a Carro, dove ci sarà un piacevolissimo aperitivo offerto dalla Proloco di Carro e successivamente il concerto alle ore 21 in piazza. Quali sono i successivi appuntamenti? Successivi appuntamenti sono il giorno dopo, domenica, a Brugnato, nel cortile del Museo Diocesano, dove ci saranno gli allievi del campus musicale del settore degli archi, diretti da una viola di grande prestigio, che è Danilo Rossi, che è la prima viola del teatro alla Scala di Milano. Quindi è una cosa molto molto bella. Successivamente, lunedì dopo, quindi è un trittico, 3 giorni proprio a fila, uno dietro l'altro, avremo un concerto molto bello a Levanto, in cui si parlerà di Paganini e di Rossini. Ed è un concerto in cui, accanto alla musica affidata a un bellissimo gruppo di strumenti ad arco del Teatro Carlo Felice di Genova, ci sarà anche un intermezzo, diciamo così, di recitazione affidata a Roberto Alighieri. Quindi una cosa molto bella anche lì alle ore 21 a Levanto. Chi volesse conoscere il programma completo degli appuntamenti o acquistare i biglietti, come può fare? Intanto i biglietti li può comprare anche quando faremo i concerti, ma se vuole può passare dalla nostra sede in via del Prione 45 al primo piano alla Spezia, dove sono in vendita gli abbonamenti, che sono veramente convenientissimi perché 17 concerti l'abbonamento costa 50 euro. Quindi direi una cosa alla portata di tutti.